Lidia, oltre a scrivere, collabora a molte trasmissioni culturali, Radio, radiofoniche, Radio 3. televisive, festival, Effetti speciali, tutto. tutto, Ah, soprattutto affetti speciali, affetti speciali. essendo nata in una famiglia di. In una famiglia di poeti, perché ora lo posso ricordare, il papà Vito Tanto l'avremmo Riviello. ricordato a cena Lo in avremmo fase qui ricordato, sì, meglio. il papà Vito Riviello è stato un grande poeta. Io devo dire che una delle prime volte che andai ad ascoltare quando ancora c'era il bar Notegen che faceva gli incontri e c'era proprio tuo padre, andai ad ascoltare A via del tuo babbuino. padre a Vito Riviello a Via del Babbuino al caffè Notegen. Grazie. Un applauso a Vito Riviello. Leggevo una tua poesia di qualche tempo fa e mi era venuto in mente che c'era una cosa in cui tu dicevi quale poesia, Ah, c'era sì, una serie di sì. versi, quale poesia, se, tutta una serie. Quale poesia, Quali Lidia? poesie, sì, se le strade sono ancora Esatto. deserte, se E quale l'arrivo. poesia oggi? Quale poesia? Quale poesia? Ma quella che. Io adesso ho qui Elio Pecora, no? Sì. Mi soffermo su lui perché essere passate, diciamo, avere conosciuto. Lui una volta mi disse, ecco, questo ricordo, quando io feci leggere quei primi testi. Feci leggere quei testi a Valerio Magrelli e a Elio Pecora e basta. E mi risposero entrambi dopo. E Elio Pecora mi incontrò, insomma, ci incontrammo e lui mi rispose, mi disse subito: guarda, io ti scrivo una prefazione perché credo in questo libro. Non so se noi ci perderemo, ci ritroveremo, non so neanche se questa poesia poi in fondo mi piaccia, nel senso, non so se è quella poesia. Però credo in questa poesia. E lì dove trovo la poesia no, in cui in quel momento credo, io. E poi non ci siamo parlati per anni, non ci siamo. Forse quello che leggerò oggi lui non lo. Neanche, non so se Non lo lo. conosce, Non lo. Sì, forse non no. l'ha mai letto. Però ecco, quali poesie. No, resta un interrogativo ovviamente, perché Certo, ma infatti la resta. mia era una Una semplice provocazione sospensione, com'è la intellettuale. poesia, Resta no? Com'è la una poesia, che è una sospensione. sospensione, che è una Sono pausa quelle fra la vita, che è domande. una pausa fra la vita che facciamo, la vita che vorremmo fare, quindi è una. Quale poesia è quella che noi scriviamo? Punto. Poi vedremo quale poesia. Ti ascoltiamo? Perfetto, grazie. Grazie. Allora, in realtà io tra 24 ore devo consegnare cioè lunedì consegno un libro, questo Sì. libro inedito, allo stesso editore che pubblicò anni fa Neon 80, e sto cercando un titolo, non ho un titolo, quindi ci Sto sono delle cercando un sezioni titolo. sparse, così che sto ancora, ho poco tempo ancora per definire, per scegliere se lasciare tutto. O lasciarlo comunque. Allora, sonnologi sull'uso e non sul significato dei sogni. L'istituto confeziona isolamento dalle sue fondamenta, spende quello che espande. Organizzarsi allora nel sonno perché l'immagine non rappresenta fedelmente nessun supporto. E solo il 5% dei sogni contengono palme, sabbia, mare tropicale. L'istituto chiede di amministrare mitologie, cose utili per questo sistema, intendiamoci, non per questo discorso. Dentro l'insonnia, qui nella posa, la post-produzione esalta la specie. 100 milioni di utenti tutti in attesa di un volo, anche detto taglio del negativo, ripetuto per le tipologie miste, il negative cutter. Ai fini del taglio, il prodotto potere lascia buchi, forme aperte, come dormire da casa fino al lungomare. Sull'isola teme un colpo di sonno dalla madre, un colpo solo andato a fondo nella preistoria sul dorso del pesce. Si raffigura senza aria una storia, un lembo di assoluta incapacità da assemblare
tocchi con palmi della mano il naufragio del materno. Se il soggetto e l'oggetto resistono alla banalità del mare, ci accorderemo poi sulle incisioni più profonde da lasciare, sul piacere del caos del quale la specie si alimenta. Il sesto potere non è mai un titolo. Evidente la sua manipolazione in superficie sotto la quale il sonno non è assicurato. Se hai un titolo, un riferimento, il nome all'isolamento semplifica una questione complessa. Popolarità del bancomat e o sopraffazione dell'uomo sul sogno. Sperimentare più di quanto si consumi. La camomilla cancellata da tutte le schede dei profitti porta a un problema di esaurimento delle immagini in movimento. Risolve la questione della cartellonistica fissa in alcune località del litorale laziale. Quelli nelle balaustre fredde del riposo dicono che i diversi livelli di difficoltà impediscono la rimozione delle strutture e anche del fitness. Non vengono ascoltati. E per fortuna si dorme e si sognano i cavalli così come sono sempre stati rappresentati. Qualcuno suggerisce di intenderlo come splendore del rudere, l'addestramento al sonno, un'attività che può dirsi del momento. Ma dentro il bosco si fa fatica a convincere tutti dell'infondatezza di un qualsiasi prodotto pensato per il suo tramonto. Fuori dal mercato non si starebbe male, ma la minoranza di cose sagge e meravigliose ne conosce talmente tante che l'indotto, il marchio, il riciclo fioriscono indisturbati nel tribal. Andrea Mantegna San Sebastiano non viene esposto per un equivoco fra prospettiva e orizzonte di attesa. Disarmo proibito nelle ore del profitto, si dispongono adattamenti multipli. Per l'ostinata età del realismo si provocano nel cliente delle reazioni che lo inducono a produrre molte visioni superficiali come quelle della città rossa. Il cliente non reagisce all'ingerimento del salmone. Per calibrare l'eccesso di nostalgia abita tutta la scena di cannibalismo per intero. La beatificazione del porno non gli cambia espressione. L'antiossidante per chi russa, ad esempio, non credere sia una forma di amore, anche se la provano sugli orsi. Piace vedere manifestazioni di successo in serie di autoscatti riabilitativi che non devi intendere come tecnica erotica camuffata. Dentro lo sguardo torna a splendere inaspettato il canzoniere di Petrarca. Sull'uso e non sul significato dei sogni. Sull'uso e non sul significato dei sogni lavorano incessantemente, sottotitolando misticamente il profitto, e così determinano forse il valore di ogni relatività. Freddano nel moto infranto la questione animale nella sua deità stordita. Nella catalogazione di esemplari estinti nella didattica, spettacolari adusi ad ogni folklore si spostano i sognanti. È l'uso in festa di un titolo investito dalla trama divorante. Non è una drag queen la controfigura di spalle. L'anticorpo sale a valle e plana prima di staccarsi dalla composizione delle nature morte che allietavano la tua stanza, anzi imperversavano e tu non cambiavi mai figura. L'anticorpo può prendere fuoco, ma se non gli dai un comando ruota intorno all'Himalaya al tuo posto. Peccato, non viaggi più per scoprire nuovi mondi, eppure non guardi da tempo i film di Rai 3, non ti turba chi ha lo sguardo rivolto alla Mecca. La tua è una mente inadatta a girare scene di crisi,
e cristalli rotti sulle mani, dove gli arti del furore sono i simboli che tanto faticammo ad allontanare dal nostro teatro, dove se potessimo ora tornare ci addormenteremmo tranquilli. La scena del tuffo, i fondali, le miniature di Barbarossa scartate, la battuta sul finale hai scelto tu dopo un trailer di 99 ore, quando fermarci fino alla fine del mondo, hai generato un titolo nella mente per disorientarti. L'anticorpo invece sta da un'altra parte, non partecipa alla tua scena di fantasia, non prevarica. La tua è una tenera armatura sopravvissuta ai titoli di coda. Constatare la compresenza su di un piano quasi reale, delle formiche rosse, dello share sulla terra, degli aztechi in bacheca, delle insonnie di chi ti ha generato. Se ascolti le sirene, resti impigliato nella colpa, ma non vedi che snaturi a giorni alterni e resti dopo tutto un rododendro senza lamenti ulteriori. In qualche modo, in qualunque modo, ricorda che lasciasti il film nella mente, prendere direzioni predatorie, nonostante la tua fuga sulle scale mobili somigliasse allo stop necessario di un millennio, dove l'enigma distratto ti condusse a menomazioni che chiami ancora ombre tarkovskiane. Le ultime impulsività, scartate senza appello, il finale insistente sul fondale incrinato, lo vedi che così si finisce a terra? Salde garrote scintillanti come rubini tengono sospesa l'oscenità della replica. Cerchi ancora un modo di dormire che si affratelli alle rocce, divarichi le astrattezze dei paesaggi e porti senza inganni il gatto nei tuoi stivali. Le anomalie dello schermo hanno straniato ma non invaso la bambina pelle d'asina sulla costiera di furore amalfitana senza frammenti di guerra. L'inerzia del mare non le ha riversato spazzole arrugginite, necrologi, solo appunti di film come Io e Caterina, cancellati prima di divenire sguardo su di noi. Finisce, è finito. Non ci sono conferme. Driverless. La metropolitana senza conducente non è ancora attiva, non si firmano contratti con l'inazione, mentre molti ancora festeggiano l'emersione urbe e torbi con fiducia, immaginando che una risata ancestrale da sotto attutisca lo scoppio delle stragi di sopra. È inutile acquistare da ora il turbante, l'aliante, il salvavita, lo sguardo dell'etrusco sul dépliant, per avere un volto che nel momento dello stacco dal vetro, costellato da sempre di piramidi, non ti lasci mai solo. È presto per commissionare i posteri una qualsiasi specie di nostalgia, i bikini chiamati costumi, iperattive nel giorno sbagliato, le famiglie con occhi bruciati da oggetti, i clienti di Sebastian Tarn, usa gli abissi come scusa per tornare a casa solo in casi estremi. Non oltrepassare le linee gialle, posa il montone vinto all'IKEA, lascia il posto ai vivi come ai morti. Dunque, quando esci, immagina il tuo corpo assorto nel trapassato remoto, abituati alle emanazioni di futuro con la calma che da sempre ti danna e ti distingue. Driverless sarà il suo nome, farà parte di un mondo che non potremo più trascrivere. Guardando la scena per intero, si disimpara a lungo. L'intervallo sulle mani, la mascella della cavità che non ancora sepolta da vegetazione, si inarca a far passare sopra sotto la luce naturale. Senza più allarmi, senza fili, doppia frequenza, metà prezzo, la parata dei passeggeri da un tunnel all'altro, il problema eterno del tempo reale, non poterne più della suspense, un silenzio introvato che il golem ormai flessibile annuncia come ritardo. Grazie. Grazie. Grazie a Livia Righello. Grazie. Vabbè, la vediamo dopo.